Il presepe è una caratteristica, è una tradizione della nostra terra. E in questa terra noi abbiamo un maestro, un giovane maestro presepiale che si chiama Alfonso Pepe, il quale sta riscuotendo grande successo. È stato ricevuto dal Presidente della Camera, è stato ricevuto dal Presidente del Senato della Repubblica, da Monsignor Re, Vittorio Sgarbi ha avuto parole di grande elogio per lui e tanti altri personaggi della cultura che hanno apprezzato il lavoro di questo giovane maestro. Il maestro Alfonso Pepe ha avuto un'idea molto geniale. Che cosa ha fatto? Ha immesso nel presepe, nel paesaggio presepiale, i tamborrari, non solo, ma su un altro presepe addirittura ha inserito una donna, una pacchiana che sta impastando la farina e sta creando i nidi di tagliolini. E poi c'è la statua della Madonna delle Galline, addirittura ha ricostruito il cancello con l'immagine sacra della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. La Madonna era indispensabile perché nel presepe ci voleva e quindi... Ma lei ha approfittato della festività per metterci la Madonna delle Galline. In vista della festa della Madonna delle Galline ho preferito esporre anche la Madonna delle Galline. Diciamo, migliaia delle persone che sono venute qua sono state contente di vedere questi nuovi personaggi del presepe? Sì, sì, sono tutti rimasti senza parole e diciamo che il titolo dato al presepe paganese per questa ricorrenza di questa festa, occasione, quindi la gente è rimasta senza parole, contentissima.